premio letterario diretto da Anna Montella. Passo subito la parola a lei, che farà la premiazione degli autori, la presentazione dell'antologia, e dopo abbiamo alcuni autori del foglio che hanno fatto dei libri e presenteremo un pochino le novità. Ok, buonasera a tutti. Io in questo momento non so nemmeno quanti autori sono presenti in sala, perché il premio è a livello nazionale, quindi non è che conosciamo personalmente gli autori che partecipano e non si comporti. Il Caffè Letterario La Luna e il Drago è un progetto culturale che parte nel 2009 ed è nato online, prima per un motivo logistico, perché avere un discorso di gestione dei costi con un locale, con le utenze, eccetera, era difficile, e poi per sperimentare se un caffè letterario online funzionava. Ha funzionato benissimo, sono 2 anni che stiamo lavorando sul territorio in tutta Italia. Abbiamo fatto una miriade di concorsi, una miriade di eventi, tra cui il concorso nazionale, il premio nazionale della Luna e il Drago, che è arrivato alla sua 3ª edizione e che questa volta abbiamo in sinergia con il Foglio Letterario e con Bettiano Lupi, abbiamo realizzato l'antologia cartacea, che contiene anche 2 vincitori per la sezione poesia e per la sezione narrativa, contiene altri 26 opere, quindi in toto sono 28 opere. C'è stata una grossa partecipazione da tutta Italia, come sempre, e quindi la prossima presentazione dell'antologia, ve la do così adesso, sarà il 12 novembre a Taranto.